Ciao a tutti! Oggi un video decisamente frivolo e what the fuck, perché dovete sapere che su YouTube a me piace un sacco guardare, anche se adesso penso che la moda sia un po' scesa, però adoro sempre i video sulle mystery box, dove la gente si compra dei pacchi a scatola chiusa e cerca di scoprire cosa c'è dentro, molto spesso trovando solo trashate. Ed è anche un po' il bello della cosa, anche se io non mi metterei mai ad acquistare una scatola su eBay con dentro degli oggetti che non so cosa sono, alla fine mi prendo le tafoniate, ecco, insomma. E quindi ho detto, bah, non lo farò mai, anche perché chi se ne, no? Però poi alla fine cosa è successo? Che io mi sono trovato questa! Vi giuro, l'ho trovata davanti a casa mia e ho un po' paura, devo essere sincero, ma la cosa che mi ha fatto un sacco ridere, e quindi ho preso Tuorlino perché secondo me è l'artefice di sta roba, Tuorlino's Mystery Box Summer Edition. Ma chi è? Chi è che mi ha dato sta roba? Non lo so. No, ve lo giuro, non lo so. E allora ho preso Tuorlino, ma anche lui non ne sa niente. Cioè, praticamente fa il vago. Quindi, Tuorlino, vuoi assistermi in questo viaggio, in questa Mystery Box? Vi immaginate se invece per i vicini e io l'ho presa? Però ascoltate, c'è scritto Tuorlino, quindi alla fine deduco che sia per me. Quindi niente, questa è la scatola, di roba ce n'è dentro, abbastanza leggera, non so cosa aspettarmi. Vabbè, un video frivolo a Ferragosto ci sta, ragazzi, e soprattutto sto morendo dalla curiosità, voglio fare l'unboxing con voi. Quindi io ho preso già delle forbici e scopriremo che cosa c'è dentro. Allora, momento della verità. Allora, apriamo. Oh oh! C'è un sacco di roba, tutta impacchettata con il giornale delle offerte del supermercato. Va bene, e c'è un foglio arrotolato con delle perline, vediamo. Oh mamma mia, io ho l'ansia. Allora, a parte che non scendono queste perline. Ok. Tuorlino Mystery Box Summer Edition. Cos'è un rebus? Aiuto! Spacchetta 10 più 1 regali presenti nella box. Una volta che li avrai aperti tutti, troverai i loro nomi nel puzzle. Oh mamma! Ok. Firmato Tuorlino. Firmato Tuorlino, va bene. Quindi devo spacchettare tutti i pacchetti e poi devo trovare i nomi nel puzzle, che è uno di quei puzzle dove scopri le lettere. Ma soprattutto, mi sa che questa è la faccia di Tuorlino. Ma Tuorlino, ma veramente non ne sai nulla? Io sono abbastanza scioccato. Adoro comunque, vediamo. Sì, è palesemente per me, dai. Chi cavolo ha un altro Tuorlino in casa? Allora, vediamo. No, questo voglio partire da uno piccolino. Questo, vediamo. Aiuto. Un pennarello. Cos'è? È un evidenziatore. Highlighters. Quattro colori. Che fashion. Ma adoro. Evidenziatori, highlighters, colori fluo ad asciugatura lapida. Lapida, rapida. Ottimi per evidenziare i libri di testo senza sbavature. Andate a sottolineare testi su carta cartoncino. Ovviamente il giallo non può mancare perché è il colore di Tuorlino. Però niente, un bel range di evidenziatori. E poi vediamo che cosa c'è. Questo. Questo sembra un libro, tipo. Vediamo. Spacchettiamo. No! Adoro! Adoro questo! E non ce l'ho, tra l'altro, è un libro di Carrie Smith, che è l'autrice quella di Wreck This Journal, distruggi questo diario. È piccolo manuale dei grandi sbagli. E allora, vediamo che com'è, perché lei fa tutti questi libri dove dà delle indicazioni da seguire, molto spesso porta effettivamente a creare, diciamo, seguendo queste direttive piuttosto bizzarre.
crea un groviglio utilizzando un materiale tipo cordino, attaccalo qui. Oppure ancora, comincia a scarabocchiare, chiedi ai tuoi amici di aiutarti a finire la pagina intera. Sì, è una sorta di practice journal. Per tutta la vita ti è stato detto di evitare il disordine, di cercare di mantenere tutto sotto controllo, di colorare all'interno dei margini, di rendere ogni cosa perfetta e di evitare a ogni costo che il contatto con sostanze che macchiano. Questo libro ti chiede di fare esattamente il contrario. Adoro! Consideralo la tua sala giochi, un posto dove esplodere, lasciarti andare, un luogo da mettere a suo quadro, dove fare tutto quello che non ti è concesso fare nel mondo reale. È tempo di mettere in disordine! Adoro! Tre regole da tenere a mente. Non cercare di realizzare qualcosa di bello, non pensarci troppo, continua ad ogni costo. Ma io amo, perché, vabbè, io i libri di Carrie Smith ne ho diversi, tipo anche Come diventare esploratore del mondo, è bellissimo. Questo neanche lo conoscevo, devo essere sincero, sarà una nuova uscita, forse, deduco. No, è del 2010, però non lo conoscevo veramente, quindi adoro. Oh, ma chi ha fatto sta scatola mi conosce proprio bene. Vediamo, senti, io appoggio qua, poi sistemerò. Questo è un altro libro, mi sa. Sì, vediamo. Ah, ma è un altro di Carrie Smith! È un altro libro di Carrie Smith! Ma veramente, e anche questo non ce l'ho! Il mondo immaginario di Scrivi il tuo nome qui, è sempre lei! Che mondo ti piacerebbe abitare? Oh mamma mia, ma fantastico! Allora, aspetta, perché i tre, che tipo, è proprio per creare tipo un'utopia personale, perché alla fine descrivi l'avventura immaginaria in questo mondo, disegna un tempio monumento, bellissimo, adoro! No vabbè, top questo. Adesso mi sto facendo tutta la bibliografia di Carrie Smith, fantastico! Appoggiamo qua. Questo forse è un libro, ma è molto sottile, non so che cosa sia. Grazie Torlino, se sei stato tu! È giallo! Il quaderno giallo, ovviamente, perché Torlino deve fare sempre il ninja, tra l'altro. Poi adoro, perché i quaderni della monocromo, questi qua, li usavo alle elementari ed erano fantastici. Cioè, io ero proprio un bambino radical chic, perché tutti avevano i quaderni stampati, facevano i fichi. Io li volevo così, cioè quelli della monocromo, monocolore assolutamente, e ne avevo diversi, adoro, però piccoli così, non so se li usavo, non pensavo neanche che ci fossero, perché sono sempre quadernoni grande, però adoro, ma che bei regali, vediamo poi, ci sono un sacco di altre cose, ma non finirò mai, oh, buttiamo qua, chi se ne frega tanto, devo già pulire il pavimento, questo al tatto è strano, vediamo. Ma cos'è? Ma sono quelli per fare gli Scooby-Doo! No, vabbè, ma io li facevo alle medie. Quando andavo in prima media io, andavano di moda questi bracciali, che no, non sono neanche dei bracciali, sono più dei portachiavi, tutti intrecciati con i fili. E non pensavo che esistessero ancora, perché è proprio una moda primi 2000, ma ne facevo tantissimi ed ero anche bravo. Più o meno, a volte mi venivano storti, però adoro, e vengono alla fine delle cose intrecciatine. Ah, qua ci sono anche le istruzioni, gli Scooby-Doo, ecco, sono queste robe qua, però vabbè, adoro, ma what the fuck, adoro, mi metterò a rifarli assolutamente. Poi non so cosa sia, vediamo. È una sveglia un po' trash, sinceramente. Ma che è? No, ragazzi, devo vedere. Ma che cosa sto facendo? Ma non è la stessa immagine di copertina, tra l'altro. Vabbè, adoro. Sobria ed elegante. Ok, sobria ed elegante, fantastica. E in effetti voi sapete che in realtà sono uno che adesso non ama molto svegliarsi tardi, in realtà,
Però il problema è che non mi sveglio, quindi devo veramente puntare 12.000 sveglie. Mi viene l'ansia, perché se no puntate solo 11.000, poi sono convinto di non svegliarmi. Quindi ho la sveglia di là, quelle proprio atroci che fanno DRIN e non si fermano più. E la metto appositamente lontana, in modo che devo svegliarmi per spegnerla. Poi sul telefono le metto 12.000, cioè una cosa assurda. E mi è capitato anche di non riuscirmi a svegliare nonostante questo. Vabbè, disagio. E adesso arriviamo a un altro pacchettino. Per adorarmi meglio Torlino, c'è scritto. Ma che è? Oh, oh sì, è per me! Ma cosa? Ma che cosa? Torlino! Ma io non ci credo! Ma perché? Cosa? Ma vi giuro che non ne so niente, ma adoro, fatti vedere chiunque tu sia. Poi vabbè, sarà Torlino, ammetterà che è stato lui, però fa troppo il vago, non lo so, ma dubito che sia stato Torlino, sinceramente. Va bene tutto, ma il raziocinio entra in circolo. Ma c'è una cosa da abbigliamento, secondo me, giuro, non è ancora finita, c'è un botto di roba. È un costume da... perfetto, tra l'altro, perché io devo andare al mare. Ma secondo me è una persona che mi conosce bene, comunque, che mi ha fatto sto scherzone. Perché io devo andare al mare, tra l'altro, e non ho un costume, perché io faccio sempre i viaggi. A me d'estate piace andare a vedere le città all'estero, le città d'arte, eccetera. Quest'anno mi tocca al mare e non ho il costume. Quindi è una persona a cui ho detto che non avevo ancora un costume, praticamente. Vabbè, adoro giallo come Torlino, tra l'altro. Ma è bellissimo, tra l'altro. Cioè, ci sta. Poi me lo... vabbè, lo laverò, insomma. Però, bello. Bello, bello, bello. Va bene. Ancora cose. Ma com'è possibile? Questo non pesa niente, praticamente. Cosa? Ah, cannucce party! Cannucce party con gli unicorni. Adoro. Questo non è un giocattolo, grazie di avermelo detto. Party straws! Sono delle cannucce con degli unicorni disegnati sopra. Va bene, adesso che arriva anche l'estate mi farò dei cocktail estivi e mi metterò a usare queste cannucce molto sobrie. Poi abbiamo due cose. Una è gigante e una è piccolina. Dai, partiamo da quella piccolina. Io non ho, io sono senza parole. Cos'è? Ah, sono dei robini per fare i ghiaccioli. Ecco perché c'è Summer Edition comunque scritto, perché tutto, cioè, ma volete dire che ci sono altre edizioni? Vabbè, perché ci sono le cose dell'estate, vabbè, non tutte, però sì, i ghiacciolini, per fare i ghiacciolini, mettere il succo di frutta. Vabbè, carino, non ce l'ho, ci sta, lo faremo. E poi c'è questa scatola gigante, che non so che cosa contiene, perché è grossa, ma non pesa niente. Morto! No, vabbè, se guarda, pacchi polacchi saranno, pacza polska. È il pacco polacco! Ho capito! A questo che mi ha illuso, la trollata finale, vabbè, allora, secondo me, allora, io non so il polacco, ma deduco che pacza sia pacco polacco. Ed è vuota e dovrebbe contenere il regalo più grande, ma essendo vuota è un pacco polacco, perché bisogna soffrire. Ah! Mi sono fatto male! Mi sono fatto male. Vabbè, Madonna santa! Bisogna soffrire perché è un pacco polacco. Infatti, guarda, ti pugnala anche. Ti pugnala anche, cioè è una cosa assurda. Comunque io sempre, quando faccio vedere i libri, le cose, mi
quest'occhio lo perderò alla fine. Vabbè, comunque, ma io sono ancora sconvolto, ma chiunque l'abbia fatta è un genio. E Torlino, guarda, comincio a credere effettivamente che sia stato tu, perché lui detesta tra l'altro quando gli faccio vedere i pacchi polacchi. Dai, mettiti nel pacco polacco. Così. Lo adoro. Ma che fantastico. Vediamo se c'è altro. No, ma tutta carta. Fantastico. No, vabbè, chiunque tu sia, sei un genio. Io appena ho visto un pacco davanti al cancello con scritto Torlino Mystery Box, non mi sono fatto problemi, l'ho presa, però vabbè. Adoro. E alla fine anch'io ho fatto una Mystery Box. No, vabbè, ma io sono ancora sconvolto. E niente, detto ciò, io... Vabbè, volo nell'iperuranio, che devo dire, spero che questo video vi abbia divertito, a me ha divertito molto. E niente, fatemi sapere qual è la cosa più trash e la cosa più chic che ho trovato nel pacco. Io sono sconvolto che ci siano i libri di Carrie Smith, che non ho, perché ne ho diversi. Ma, e le altre cose... Ah, il costume è top, comunque, è fantastico. E detto ciò, io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!